Euroregione News. Donne e fotografia, due mostre internazionali a Udine. Due mostre a Udine di respiro internazionale che pongono al centro la fotografia declinata al femminile in un giro del mondo che si sofferma a mettere in luce talenti ed indimenticabili immagini. I civici musei, il CRAF, il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, propongono nella Galleria Tina Modotti dal 29 settembre al 29 ottobre le immagini scattate dalla giovane iraniana Nevshah Tavakolian, vincitrice dell'International Awards of Photography 2017, istituito dal CRAF e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Tavakolian, che nel 2006 ha vinto il National Geographical Society Awards e dal 2016 fa parte della prestigiosa agenzia Magnum, ha documentato la guerra in Iraq, in Libano, il terremoto in Pakistan ed altri eventi internazionali. Con altre 5 fotogiornaliste ha fondato la piattaforma EVE, dedicata ai problemi delle donne nel mondo. Nevshah Tavakolian riceverà il premio International Awards of Photography 2017 il 29 settembre in sala Iace a Udine, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Franco Jacopo, del sindaco di Udine Furio Onsel, dell'assessore alla cultura di Udine Federico Pirone, di Angelo Bertani e Walter Liva, rispettivamente presidente e coordinatore del CRAF. La mostra Donne e Fotografia è una rassegna che presenta, diciamo in sintesi, 100 anni di storia della fotografia al femminile a livello globale, cioè di tutte le fotografe più importanti che hanno caratterizzato il XX secolo nel mondo. Quindi troviamo fotografe già conosciute, fotografe nuove che appaiono adesso sulla scena internazionale e i molti linguaggi che caratterizzano questo medium. La seconda mostra è la collettiva Donne Fotografia, curata da Ken Demi, Silvia Bianco dei Civici Musei e Walter Liva del CRAF, che si tiene dal 30 settembre al 7 gennaio, ospitata negli spazi suggestivi della ex chiesa di San Francesco. 160 foto per altrettante donne che hanno fatto la storia della fotografia, dal primo Novecento sino alle più contemporanee sperimentazioni. La mostra valorizza il lavoro e il ruolo delle donne e tenta di riscrivere con equilibrio la storia della fotografia al femminile, mettendo in cima le eccellenze che l'hanno caratterizzata. In mostra verrà anche proiettato il video A History of Women Photographers del 1996, realizzato da Naomi Rosenblum, considerata la più importante storica della fotografia al mondo. Le iniziative udinesi con la donna protagonista non si esauriscono con le due mostre. L'assessore alla cultura del comune di Udine, Federico Pirone. Il 21 ottobre inauguriamo una mostra della nostra Ulrica da Pozzo. Il 9 novembre invece sarà protagonista il Museo Archeologico con un lavoro su le donne nella preistoria, le donne come madri, dee, nei primi sistemi di raffigurazione, e sono già iniziati a Casa Cavazzini, da ieri, da domenica scorsa, degli incontri sulle donne compositrici. Noi siamo la città di Tina Modotti, siamo una città che ha il dovere quindi di sostenere la cultura non di genere, ma la cultura delle donne, laddove poi è impegnata, è curiosa, è talentuosa. Euroregione News.